piacere vedere quanti siete e l'affetto con cui avete accolto Ingrid Betancourt, a cui è dedicata questa giornata così importante per lei, ma anche per la città di Bologna, per il comitato che ha tanto lavorato durante i suoi anni di prigionia per portarla qui e che le aveva conferito la cittadinanza onoraria di questa città, e finalmente oggi gliel'aveva conferita quando lei era in prigionia e finalmente oggi gliel'ha potuta consegnare. Quindi una giornata di grande fratellanza, di grande amicizia, una grande giornata per i diritti umani, che sono il tema portante di questo incontro. Fatemelo sentire di nuovo l'applauso per Ingrid, il vostro calore, tutta Bologna, tutta l'Italia che abbraccia Ingrid, che ha colpito, credo, ognuno di noi, la sua storia straordinaria e che ha veramente tanto tanto da insegnarci. Io comincerei subito, perché ci sono diversi artisti che hanno portato il loro messaggio, la loro solidarietà a questo incontro, e quindi io comincerei subito con il chiamare sul palco le persone che hanno lavorato, perché dietro questa giornata, dietro questo incontro c'è veramente tanto lavoro di tante persone che hanno fortemente desiderato l'incontro con Ingrid oggi. E quindi chiamo gli esponenti del comitato, che hanno anche un sito con ingridbetancourt.org, che sono il consigliere del Comune di Bologna Leonardo Barcellò, Roberto Morgantini, che si occupa anche dell'ufficio stranieri della CGIL, Federico Bastiani, giornalista freelance, grande anima al quale devo anche la mia presenza e che ringrazio. E poi, visto che questa serata è stata organizzata con l'aiuto dei ragazzi di Human Rights Nights Festival, chiamerei la loro presidente Giulia Grassilli. Eccola, prego, guadagnate qui il centro del palco, fatevi vedere. Allora, il primo che parla chi è? Barcellò, ho chiamato prima. Ah no, allora prima Federico. Ecco il gelato che condividerete. Salve. A nome del comitato Betancourt vi do il benvenuto a questa serata. Volevo fare tre brevissimi ringraziamenti, me li sono scritti per paura di dimenticarmi qualcuno. Il primo ringraziamento va alle aziende che ci hanno aiutato nell'organizzazione di questa serata. Appena sono venuti a conoscenza della visita di Ingrid, hanno voluto fortemente rendere possibile questa accoglienza, e quindi le voglio ringraziare per la sensibilità che ci hanno dimostrato. La CESOP Communication per i contributi, la promozione e la comunicazione dedicata a questo evento e per l'attività che dal 90 svolge gratuitamente verso tutti i neolaureati, consentendo loro di trovare più facilmente un lavoro idoneo ai loro studi. Bologna Congressi per averci concesso quest'aula magna e con i suoi fornitori collegati, in particolare Eurevent, per il service audio, luce e maxi schermo. MR per i contributi e il supporto informatico. L'IC Doc per la traduzione per la Fondazione Betancourt, i Portici Hotel per la prestigiosa ospitalità riservata agli ospiti, Cose Puri per i servizi di trasporto, All for Music, Tommassone per gli strumenti e Immaginopoli per il servizio fotografico. Era un ringraziamento che dovevo fare. Grazie senza a tutti di loro, loro non sarebbe stato possibile. Il secondo ringraziamento va soprattutto agli artisti, alle personalità, a Rosaria Renna in primis, che hanno dedicato che hanno aderito a questa serata. Grazie. Gratuitamente in un periodo in cui sono piuttosto impegnati. E poi il terzo e ultimo ringraziamento lo voglio fare ad Ingrid Betancourt. Devo confessare che sono particolarmente commosso. Io sono un giornalista, sono un attivista per i diritti umani, e vi posso garantire che non capita frequentemente di poter incontrare le persone che si è contribuito ad aiutare. Mi è capitato soltanto due volte. La prima è stata con la monaca tibetana Nawang Sangdrol. Qua in sala c'è il presidente di Amnesty International, che fra poco parlerà. Insieme ci siamo adoperati attraverso petizioni, lettere per la sua liberazione, e dopo anni, senza perdersi d'animo, alla fine Nawang è stata liberata. Oggi, e quando è venuta qua a Bologna, ho avuto il modo di incontrarla. Adesso Nawang è una persona libera, viaggia per il mondo per parlare della causa tibetana. L'altra occasione è questa: se Ingrid Betancourt è qui con noi è anche grazie all'impegno di tutte queste persone che si sono adoperate in questi sei lunghi anni per la sua liberazione. Non è stato facile, a volte direi anche scoraggiante. All'inizio Ingrid non era popolare come adesso, e mi ricordo che trovare spazi sui giornali, quando grosse novità sul suo conto non c'erano, erano difficili da trovare. Mi ricordo le numerose lettere scritte ai vari ministri, ambasciatori, dove chiedevo di non dimenticare
le persone detenute dalle FARC, alle quali non seguivano mai risposte. Però insieme a Melanie, a Fabrice, con i quali sono sempre stato in contatto nel corso di questi anni, ho cercato nel mio piccolo di tenere viva l'attenzione su Ingrid con articoli, contribuendo all'organizzazione di premi, promuovendo cittadinanze onorarie. Sono piccole cose che alla fine, però, grazie all'aiuto di tutti, hanno portato alla liberazione di Ingrid. Adesso ci sono altre migliaia di persone da liberare che richiedono lo stesso impegno. Quindi sono felice che adesso dalla nostra parte abbiamo anche adesso Ingrid, e le posso dire che a nome del Comitato Betancourt potrà contare sempre sul nostro appoggio per le sue prossime iniziative. E ne ha tante da fare, ce ne parlerà tra poco, perché è diventato un simbolo potente e si mette al servizio di tutti quelli che adesso stanno soffrendo, come ha scritto lei. Morgantini, buonasera, dica. Benvenuta a Bologna, benvenuta Ingrid, nostra concittadina. Quando abbiamo iniziato la raccolta di firme, le 3.300 firme che abbiamo ottenuto per ottenere la cittadinanza onoraria, solo pochi di noi credevano davvero che la tua libertà fosse a portata di mano. Eravamo fiduciosi perché si era creato un vasto movimento di opinione pubblica mondiale, un movimento globale, che premeva sui governi per arrivare ad una soluzione positiva. Un movimento sviluppatosi soprattutto attraverso internet, un movimento di migliaia di persone, intere università italiane, ma anche di Stanford, California, la Massachusetts University, e poi Rita Leva di Montalcino, Michele Brachelet, Dario Fo, la comunità di San Egidio, Tullia Zevi e scrittori latini come Antonio Scarmeta e sindacalisti indigeni che scrivono dell'Amazzonia. Movimento che ha investito anche a Bologna. Dopo la presentazione del libro La lettera dell'inferno a mia madre e ai miei figli, è cresciuta giorno dopo giorno la sensibilità dei singoli cittadini, che è poi sfociata in una adesione di massa. Imprigionata, tormentata, torturata, abbandonata da pochi potenti, troppo a lungo, affossata nelle tenebre così lontane del terrore, la credevano morta, muta. I suoi carcerieri stavano facendo tutti gli sforzi per privarla dei suoi doni, l'intelligenza e la sensibilità. Vogliono isolarla ancora di più, cercano di farla impazzire, ma Ingrid resta lucida e coraggiosa fino all'eroismo, libera. Sì, questa combattente per la libertà degli esseri umani non desidera nulla per restare almeno libera dai desideri, ma i suoi desideri sono semplici e sconvolgenti. Tenere testa ai torturatori, ai boia, di fronte alla brutalità del male, salvaguardare nonostante tutto la propria dignità e la fede nell'uomo. In nome della sua umanità e della tua, ti chiedo di ascoltare la sua voce. Per te è poco, per lei un messaggio e può essere una commovente offerta di solidarietà. Così scriveva Elie Wales nella prefazione del libro, pochi mesi prima che Ingrid ci venisse restituita libera, libera e cittadina del mondo, che usa la sua voce per quelli che non hanno voce, per dire a gran forza che i diritti umani, la libertà, la giustizia devono essere per tutte e per tutti. Ed insieme alle donne della Ruta Pacificas de la Mujeres sceglie di vivere con dignità, senza una guerra che uccida o una pace che opprima, libera di lottare insieme a tutti noi affinché non vi siano più sequestrati o prigionieri politici, libera di iniziare la sua nuova battaglia. Adesso liberiamo tutti gli altri prigionieri della Colombia e di tutto il mondo. Grazie Ingrid, ti vogliamo bene. L'assessore Barcellò. Ma anch'io non posso negare che sono molto emozionato, perché posso dire da subito anche in spagnolo bienvenida Ingrid alla città di Bologna, e credo che tutta Bologna oggi è orgogliosa della scelta della grande scelta di avere Ingrid Betancourt tra i nostri concittadini. Credo che questo sia veramente una giornata molto molto particolare. Vorrei ricordare in questi bei momenti anche quando è nato il comitato per la raccolta delle firme di cui facevamo parte quelli che siamo qui, più Mattia Fontanella, che l'ha un po' nascosto, ma che anche lui, come tanti altri, ci ha lavorato
nel, questa richiesta che credo che abbia un grande significato. In tante situazioni le cittadinanze onorarie tutte legittime vengono concesse per una decisione della giunta delle città che ritengono di fare questo tipo, ritorno a dire, di scelte. Qui a Bologna invece c'è stato qualcosa di molto, ma molto più significativo. È nato proprio dai cittadini, di quei 3.200 che credo che oggi idealmente sono assieme con tutti noi, perché quelli 3.200 con il loro impegno hanno fatto possibile che Ingrid Betancourt sia la nostra concittadina. Ingrid ringrazia sempre la solidarietà internazionale, quella solidarietà internazionale che tanti di noi latinoamericani abbiamo ricevuto negli lunghi anni delle purtroppo dittature nel nostro continente. Credo che Ingrid ringrazia sempre, io credo che, e finisco, siamo noi quello che ringraziamo a Ingrid Betancourt. Ti ringraziamo per il tuo impegno, per il tuo coraggio e per aver anche accettato di essere la nostra concittadina. Di nuovo ti dico bienvenida e ojalá estuviera sempre qui con nosotros. Grazie. Allora Giulia, ti avevo laureata presidente, sei il direttore artistico del Festival Human Rights Night e hai organizzato con loro questa manifestazione. Sì, Human Rights Night è un festival di cinema, arte e musica dei diritti umani che ormai da molti anni si svolge a Bologna e quando attraverso Federico Bastiani e poi Michael Farizelli dei Banks siamo venuti a conoscenza, ci hanno proposto appunto di partecipare a questa iniziativa in termini organizzativi perché appunto la cura, l'evento dal punto di vista artistico è stato interamente curato da comitato Ingrid Betancourt, però noi come Human Rights Nights siamo stati molto felici perché è come un po' vivere quello che noi viviamo nei nostri film, ma però più da vicino, poter conoscere una persona che noi abbiamo visto nei film, perché noi abbiamo visto nelle varie anni selezioni anche in Bolivia l'ultimo giugno che ero in giuria lì, abbiamo visto proprio il film dove parlava della campagna presidenziale che si è svolta in sua assenza, quindi con suo marito che portava praticamente una figura di Betancourt che comunque ha riscosso un grande successo, quindi averla quattro di noi è una, e poter contribuire a questo evento è molto importante. E poi ci dà ispirazione il fatto che sia una donna di Bologna adesso, quindi siamo felici come donne, e poi l'ispirazione che incarna come questi cosiddetti guerrieri della pace e della giustizia a cui noi ci ispiriamo come festival. Quindi grazie. Grazie, grazie ai nostri ospiti. Potete accomodarvi e vi ringrazio dei pensieri che avete rivolto ad Ingrid e sono felice insomma che i vostri sacrifici, il vostro impegno sia stato premiato con la sua presenza oggi a Bologna. Ma quanto mi piace vedere quest'aula così gremita, fatemi un applauso a voi che siete bellissimi, grazie per aver sacrificato una parte del vostro tempo per venire a portare il saluto, l'affetto dell'Italia di Bologna a Ingrid. Tra quelli che sono venuti a testimoniare proprio un amore per Ingrid e per il suo impegno per i diritti umani c'è anche Luca Barbarossa, cantautore sensibile, attento, che ha dedicato molte canzoni a temi veramente coinvolgenti. Quante canzoni si potrebbero scrivere su una vicenda così fuori da ogni regola come quella di Ingrid? Si potrebbero scrivere molte canzoni, molte poesie, molti libri, molti racconti, perché credo che Ingrid abbia la capacità dei grandi personaggi della storia, delle persone dotate di forte personalità, di trasformare un'esperienza fortemente negativa, di trasformare il male in bene, e dal bene possono nascere anche delle canzoni. Grazie. Come in questo caso, Luca Barbarossa. È difficile scegliere una canzone per questa occasione. Non esistono canzoni adatte o canzoni meno adatte. Ma venendo qui ho pensato a una canzone mia di qualche anno fa, che racconta la storia d'amore fra due giovani ebrei nel tempo delle leggi razziali recentemente scoperte anche dal nostro presidente della Camera. La canzone si chiama Sette candele.
affacciarti, piccola stella. Cercano quelli come noi. Dobbiamo vivere nascosti. Per quanto tempo? Non lo so. Ci vorrà tutto il coraggio. E il coraggio imparerai. Che non può non fare i conti. Con la paura, prima o poi. Qualcuno ha già deciso. Parte del più forte, ma quando guardi verso il cielo non dimenticare mai di avere Dio dalla tua parte e pregheremo in silenzio, pregheremo sottovoce al lume di sette candele. Pregheremo più piano, con le finestre chiuse. Non disperarti, piccola stella, se questo tempo ci ha tradito. Vivere lo stesso, ogni momento che verrà, faremo un pane senza odore, lo spezzeremo con le mani, la pioggia ci darà da bere ed ogni notte ci stringeremo, ogni notte fino a domani. Insegneremo a perdonare, a dimenticare mai. E torneremo a camminare per le strade di ogni quartiere. E cresceremo i nostri figli, insegneremo ad amare, a dimenticare mai. Cresceremo i nostri figli, gli insegneremo ad amare, a dimenticare mai. Grazie. Grazie a Luca Barbarossa. Hai finito il tuo tour, il giro con i vari amici, Neri Marcoretti, ho visto il Room at the Place, molto bello per via delle storie infinite. È solo momentaneamente sospeso, poi riprenderà. Ma riprenderà, molto bello. Grazie, con questa struttura dell'intervista. Grazie a tutti. Grazie a Luca Barbarossa per la sua testimonianza. C'è una lettura che probabilmente molti di noi hanno fatto, della lettera che Ingrid ha scritto ai suoi cari, ai suoi figli dalla prigionia, una lettera che non lascia assolutamente indifferenti, ma anzi ci colpisce particolarmente. E questa sera un estratto da quello che Ingrid ha scritto durante la sua prigionia ce lo leggerà Margaret Collina, che è un'attrice bolognese. Buonasera Margaret, benvenuta. Prego. So che Margaret mi ha detto che ha già fatto delle letture pubbliche proprio di questo testo, però credo, avendo Ingrid di fronte, sarà tutta un'altra emozione. Cosa. Un estratto da Lettera dall'Inferno, Margaret Collina. Giungla colombiana, mercoledì 24 ottobre, ore 8:34, in un mattino piovoso. Come la mia anima, mia piccola mamma, cara e adorata. Ogni giorno mi alzo e ringrazio Dio perché ho te.
Ogni giorno apro gli occhi alle 4 e mi preparo in modo da essere ben sveglia quando ascolterò i messaggi della trasmissione La carriera della 5. Ascoltare la tua voce, sentire il tuo amore, la tua tenerezza, la tua fiducia, il tuo impegno per non lasciarmi sola, ecco la mia speranza quotidiana. Ogni giorno chiedo a Dio di benedirti, di proteggerti e di consentirmi in futuro di restituirti tutto questo, di trattarti come una regina accanto a me, perché non sopporto l'idea di trovarmi di nuovo lontana da te. Mamita, sono stanca, stanca di soffrire. Sono irata. Ho cercato di essere forte questi quasi 6 anni di prigionia. Mi hanno dimostrato che sono meno coraggiosa, intelligente, forte di quel che pensavo. Ho combattuto molte battaglie, ho cercato di scappare più di una volta, ho cercato di conservare la speranza così come si tiene la testa sopra il pelo dell'acqua. Ma oggi, mamita, mi sento sconfitta. Come ti dicevo, qui la vita non è vita, è solo un lugubre spreco di tempo. Vivo o sopravvivo su una maca tesa tra due pali, ricoperta dalla zanzariera e da una tenda che fa da tetto e mi lascia pensare che ho una casa. Ho una tavola su cui metto le mie cose, cioè il mio zaino con i miei abiti e la Bibbia, che è il mio unico lusso. È tutto pronto, così possiamo partire di corsa. Qui niente di qualcuno, niente dura. L'unica costante sono l'incertezza e la precarietà. In qualunque momento possono dare l'ordine di preparare i bagagli e ciascuno di noi deve dormire in fondo a qualunque buco, sdraiandosi ovunque, come gli animali. Mamita, per me è un momento molto duro. All'improvviso vogliono delle prove della mia esistenza e così ti scrivo, la mia anima sospesa su questo foglio. Fisicamente sto male, non mangio più, mi manca l'appetito, perdo molti capelli, non ho voglia di niente. Credo che l'unica cosa positiva sia questa, non aver voglia di niente, perché qui, in questa giungla, l'unica risposta è no. Allora è meglio non desiderare nulla per restare almeno libera dai desideri. Mamita, ci sono tante persone che vorrei ringraziare perché si ricordano di noi, perché non ci hanno abbandonato. Siamo stati a lungo come quei lebbrosi che rovinano la festa. Gli ostaggi non sono un argomento politicamente corretto. Suona meglio dire che bisogna essere forti contro la guerriglia anche al costo di sacrificare alcune vite umane, contro tutto questo silenzio. Solo il tempo può risvegliare le coscienze ed elevare gli spiriti. In Colombia dobbiamo ancora riflettere sulle nostre origini, su quello che siamo e su dove vogliamo andare. La mia aspirazione è che un giorno anche noi avremo quella sete di grandezza che fa sorgere i popoli dal nulla e li slancia verso il sole. Il giorno in cui difenderemo la vita e la libertà dei nostri senza fare alcuna concessione. Il giorno in cui saremo meno individualisti e più solidali, meno indifferenti e più impegnati, meno intolleranti e più solidali, più compassionevoli. Allora quel giorno diventeremo la grande nazione che noi tutti desideriamo. Questa grandezza c'è già, dorme nei nostri cuori, ma quei cuori si sono induriti e sono diventati così pesanti che non ci permettono più di elevare i nostri sentimenti. Per anni ho pensato, finché sarò viva, finché respirerò, non perderò la speranza. Non ho più quella forza. È diventato molto difficile continuare a credere, ma voglio che sappiate che quello che avete fatto per noi ha fatto la differenza. Ci siamo sentiti ancora esseri umani. Mamita, ho ancora tante cose da dirti, non voglio smettere. Dio voglia che questa lettera arrivi fino a te, ti porto nell'anima, mia piccola mamita cara. Mamita, che Dio ci soccorra, ci guidi, ci dia il dono della pazienza e ci protegga. Sempre e per sempre, tua figlia, Ingrid Betancourt. Grazie a Margaret Collina, la lettera dell'inferno di Ingrid Betancourt. Com'è stato? Stupendo. Stupendo. Si capisce, linguaggio universale.
Un'altra artista che ha portato la sua musica come grande testimonianza per la difesa dei diritti umani e per Ingrid è Marina Rei. Buonasera, buonasera Marina. Buonasera. Benvenuta, grazie per essere venuta in questo incontro speciale con Ingrid. E io sono particolarmente felice perché sei un'artista donna e perché so che hai scelto una canzone particolare che possiamo tranquillamente dedicare anche a Ingrid. È una poesia di una poetessa della Beat Generation che si chiama Anne Waldman. La poesia in inglese in origine si chiama Fast Speaking Woman, in italiano donna che parla in fretta. E c'ha un Ed po' di tutto. È una poesia che parla dell'universo femminile in generale, delle donne assenti, delle donne seducenti, delle donne latitanti, delle donne tiranneggiate, di ogni tipo di donna. E c'è anche un pizzico della femminilità e dell'esperienza e del di coraggio. Ingrid, del grande coraggio di Ingrid. Marina Rei. Grazie. Perché non ho saliva, perché non ho robaccia, perché non ho la polvere, perché non ho quello che c'è nell'aria, perché io sono aria. Lasciate che vi tenti col mio magico potere. Sono una donna che grida, sono una donna di discorso, sono una donna non so niente, sono una donna so tutto. Sono una donna giornata, sono una donna sole, sono una donna tardo pomeriggio. Sono una donna luce d'argento, sono una donna luce d'ambra, sono una donna luce smeraldo, sono una donna abbandonata, sono una donna confusa. La donna latitante, la donna assente, la donna trasparente, la donna assenzio, la donna tiranneggiata, la donna sventrata. Sono una donna con le ferite, sono una donna seducente, sono una donna che parla in fretta, sono una donna vagabondo, sono una donna che sfida, la donna impazzita, sono una donna annientata, la donna detonante, la donna demone, sono una donna embrione, la donna paradiso, sono una donna sole, sono una donna farfalla, sono una donna giustizia. Io so come urlare, io so come cantare, sono una donna che parla in fretta. Io so come urlare, io so come cantare, sono una donna che parla in fretta. Sono una donna luna, sono una donna giorno, sono una donna bambola, sono una donna rock, la signora nel lago, la signora della sabbia. Sono una donna strega, una donna mendicante, una donna tenebra, una donna ombra. Sono una donna che canta, una donna che dorme, una donna musica, una donna mistica, una donna d'actus. Sono una donna terribile, una donna impaziente, sono una donna bambina e piangerò. Sono una donna senza fiato, sono una donna tagliata, sono una donna cucita, sono una donna infibulata, l'artista che sogna dentro la sua casa. Sono una donna criminale, una donna ristorante, sono una donna anarchica. Sono una donna putta, una donna senza casa, una donna dimenticata, una donna divisa, la donna che balla nella sua casa. Sono una donna contesa, una donna irrisolta, una donna che studia, che scrive, che chiama. Sono una donna vendetta, sono una donna inventiva, sono una donna inventiva. Io so come urlare, io so come cantare, sono una donna che balla in fretta. Io so come urlare, io so come cantare, sono una donna che balla in fretta. Sono una donna angelo, sono una donna diavolo, sono una donna impoverita, la donna con bambino, la donna ermafrodite. Sono una donna dai piedi grandi, sono una donna dal cuore grande. Sono una donna con il passaporto, sono una donna emigrante, la donna col peso sulle spalle, sono una donna vecchia. Sono una donna principessa, la donna serpente, la donna sensibile, la donna senza sensi. Sono una donna ambigua, sono una donna tecnologica, la donna magica, la donna ermetica, la donna zingara. Sono una donna di percussione, sono una donna ieratica, la donna vesuviana. Sono una donna temeraria. Sono la donna barracuda, la donna belicosa, la donna caritatevole. Sono l'assassina sola, sono seduta nella mia cella. Sono la donna infiammata, pronta a bruciare. Sono la donna infedele, sono la donna infetta, la donna ispirata nella sua casa. Sono la donna innamorata. Io so come urlare, io so come cantare. Sono la donna che parla in fretta, che parla in fretta. Io so come urlare, io so come cantare. Sono la donna che parla in fretta. Io so come urlare, so come cantare, so come urlare, so come cantare, so come urlare, so come cantare, so come urlare. Io so come urlare, so come cantare, so come urlare, so come cantare, so come urlare, cantare, urlare, cantare, urlare, cantare, urlare, cantare. Io so come potere.
grazie. Bella, bella. Poi questo angelo sembrava veramente dedicato a Ingrid. È venuto a trovarci anche il presidente di Amnesty International Italia, Paolo Pobbiati. Buonasera Paolo, benvenuto. Vuoi il podio? È tutto tuo. Però non si, sì, si sente. Io sono molto emozionato questa sera, come lo sono sempre. Ogni volta, nonostante questa cosa sia successa per molte volte, su questo penso di essere un uomo molto fortunato, nell'incontrare una persona che ha vissuto un'esperienza paragonabile a quella di Ingrid Betancourt, cioè quella della prigionia per le proprie idee. Ingrid è stata una prigioniera d'opinione, quella che noi di Amnesty International così definiamo, cioè persone che sono state private della loro libertà, a volte lo sono dai governi, a volte lo sono da altri soggetti, a causa delle sue idee politiche e della pratica non violenta della propria libertà di espressione. Perché si incarcera una persona o la si priva della libertà per le sue idee? Fondamentalmente per distruggerla, per annichilirla, per fare in modo che se un giorno questa persona tornerà in libertà, non porterà più avanti la battaglia per la quale è stata privata appunto della libertà. E lo stesso meccanismo della tortura, ci sono tanti modi per torturare una persona e sicuramente una tortura terribile è quella di chiuderla in una prigione o di tenerla in una giungla e non dirle se e quando ne uscirà mai. Io credo che in questo, e qui c'è tutta la mia emozione di oggi, che finalmente ho avuto l'occasione, la fortuna di incontrare, di parlare con Ingrid e di vedere quanto invece la sua straordinaria umanità, la sua statura morale sia rimasta completamente integra dopo questa esperienza terribile. E questo mi fa pensare che Ingrid Betancourt ha vinto e i suoi carcerieri hanno perso. Ingrid, tu ganaste. E questa è una bella notizia per tutto il mondo. Io vorrei citare un episodio che probabilmente è di una banalità sconcertante, però in questi giorni sono andato a rivedere un po' le cose che avevamo fatto come Amnesty International Italia per Ingrid Betancourt e mi è capitato per le mani un comunicato stampa che fra l'altro avevo scritto io, di solito li fa il nostro ufficio, però quello ci tenevo a scriverlo particolarmente. Era il comunicato stampa che esprimeva la gioia di Amnesty International per la liberazione di Clementina Cantoni. Vi ricordate l'attivista italiana rapita in Afghanistan nella primavera del 2005? Ebbene, io in fondo a questo comunicato stampa scrissi: ricordiamoci di altre persone che sono sequestrate, ricordiamoci di Ingrid Betancourt. E quella sera al telegiornale della 7 fu ripreso proprio il fatto che Amnesty International ha detto: ricordiamoci in questo momento di gioia, ricordiamoci di un'altra persona che sta soffrendo. E io questa sera vorrei ricordare un'altra donna straordinaria che anche lei sta patendo la prigionia per le proprie idee. È un premio Nobel per la pace, Aung San Suu Kyi, tenuta vergognosamente agli arresti da più di 20 anni. Ed esattamente come Ingrid, è portatrice di valori splendidi, fantastici. In questi giorni ho partecipato a tante iniziative per il 60° anniversario della Dichiarazione dei Diritti Umani e spesso mi è stato chiesto quale può essere la soluzione per il mondo. Sicuramente ci sono tante cose che devono cambiare, ma se donne, se persone come Ingrid Betancourt ed Aung San Suu Kyi fossero più ascoltate e andassero meno incontro alla repressione che poi spesso trovano nei loro paesi, forse veramente una strada nuova per il mondo si aprirebbe. Io ho un sogno, che è quello, visto che poi Bologna ha lavorato tanto per Aung San Suu Kyi, c'è stato anche il conferimento di una laurea honoris causa che io ho l'onore di ricevere, visto che lei appunto era in prigionia, qualche anno fa proprio dall'Università di Bologna, e mi piacerebbe tanto che proprio in questa città, magari in questa sala, fra un po' di tempo, e speriamo non molto, possiamo ritrovarci ancora a festeggiare insieme a lei la liberazione di Aung San Suu Kyi. Grazie e buona serata.
Grazie Ingrid. Grazie Paolo Tobiati, Presidente Amnesty International Italia, buon lavoro. So che farete delle cose insieme, vi ho visto parlare, c'è tanto da fare, in bocca al lupo quindi. Un altro artista che porta la sua musica, il suo saluto naturalmente a Ingrid, Francesco Baccini, che potrei presentare come cantante, ma anche come attore, come scrittore, sei veramente poliedrico, versatile. Io credo che tu possa sederti al pianoforte e controlliamo che il microfono sia a posto. Un applauso per i nostri tecnici che in tempo reale preparano il palco per le varie esibizioni. Allora, guarda, io questa sera sono particolarmente contento di essere qui, primo perché ho conosciuto una grande donna come Ingrid, ho avuto questa fortuna fantastica. E pensavo tra me e me, ma cosa posso dedicare? Allora, prima io ho assistito alla sua cittadinanza bolognese, in diretta proprio lì, in comune. E a questo punto mi è venuto in mente, visto che la signora Betancourt è da poche ore una cittadina italiana, anzi una cittadina di Bologna, una bolognese, ho deciso di cantare Le donne di Modena, così magari ancora in tempo. Francesco Baccini. Le donne di Genova,
Francesco Baccini, anche in un'aula magna con questa atmosfera un po' sacra, hanno cominciato timidamente a tenere il ritmo. Un effetto, sì, erano un po' lì titubanti, tipo faccio bene, faccio male, però... Incute timore questo posto. E invece si sono sciolti un po'. Grazie. Per i saluti, Francesco Baccini, grazie. Grande conoscitore della Colombia e della realtà delle FARC, è con noi il giornalista e scrittore Guido Piccoli. Buonasera Guido, benvenuto. Prego. Non vorrei fare l'elefantino nella cristalleria dopo questo clima di festa. Io ho cominciato a interessarmi di Colombia, anzi no, voglio fare una cosa prima. Di cominciare, metto la sveglia tra 5 minuti, la sveglia suona e finisco come ho promesso di finire. 21:30, mettiamo 39. Ok, va bene. Qua dice tra 4 minuti, magari mi avvio le conclusioni. Ho cominciato ad interessarmi di Colombia quando, ai tempi di Pablo Escobar, scrivevo solo di Escobar e tutti gli amici mi chiedevano: ma hai conosciuto Pablo Escobar? Come se fosse semplice. Adesso posso dire di aver conosciuto Ingrid Betancourt, l'avevo già vista, ma sono stato molto contento anch'io di poterla abbracciare. E c'è un miglioramento, no? Siamo passati da un mito negativo dal male al bene, però credo che la Colombia non sia molto migliorata da quegli anni, parlo di 15-20 anni fa. E il mio compito stasera in 5 minuti quello di allargare un po' il quadro, perché se l'obiettivo fosse soltanto sulla sua vicenda, noi avremmo, io credo, una visione falsata della Colombia, cioè avremmo una visione per cui c'è un solo delitto per il quale scandalizzarsi e ci sono i buoni da una parte, quelli che l'hanno liberata, i cattivi dall'altra, quelli che l'hanno rubato 7 anni della sua vita e continuano a rubare anni e anni di altre centinaia di vite. Parto subito da un dato, noi amiamo i personaggi, noi ricordiamo una foto di Ingrid che abbraccia un generale, io in quel momento avrei abbracciato anche Satana se mi avesse liberato, però quel generale dopo 4 mesi ha dovuto rinunciare prima che lo dimettessero per uno scandalo dei falsi positivi. È un sequestro, anche questo è un sequestro di centinaia, forse migliaia di giovani, che sono stati presi dalle loro case, portati nelle zone di combattimento, gli è stato fatto indossare una tuta mimetica, sono stati ammazzati e sono stati presentati come guerriglieri o anche come paramilitari in certi casi. E tutto ciò perché? Perché i soldati potessero avere delle licenze premio, ma i responsabili sono in alto, perché i generali potessero farsi belle rispetto a Uribe, perché il presidente Uribe potesse cantare vittoria ancora di più rispetto alla guerriglia. Io credo che anche questi sono sequestri, e sono sequestri terribili. Immaginate le mamme, e c'è una foto che è circolata, la mamma di un ragazzo del quartiere di Soacha che urlava quando ha scoperto il cadavere del suo figlio, gli hanno detto che era guerrigliero e poi si è scoperto che invece era stato sequestrato. Altri sequestri, velocemente, vado proprio rapido, altri sequestri finiti nel nulla. Negli ultimi 2-3 anni, per le confessioni di alcuni paramilitari, sono stati scoperti 3.000 fosse comuni, cioè sequestri di persone che sono svaniti nel nulla. E questi sequestri, noi quando parliamo di desaparecidos, noi pensiamo all'Argentina, al Cile, i voli della morte, lo stadio di Santiago.
La somma di desaparecidos nei decenni in Colombia supera sia il Cile anche l'Argentina, solo che sono stati fatti come un farmacista, tanti o pochi al giorno quelli giusti, senza far crescere il tumore della sovversione. Io credo che tutte queste informazioni sono importanti, noi le abbiamo da Amnesty, le abbiamo da America's Watch, da Human Rights, abbiamo da decine di comitati di diritti umani colombiani che vengono normalmente accusati di essere alleati della guerriglia, così come potrei essere accusato io in questo momento, perché dico queste cose. Questa è la stessa logica che ha portato al sequestro di Ingrid Betancourt dall'altra parte. Molti mi chiedevano, ma perché è stata sequestrata Ingrid Betancourt? Perché le FARC hanno la stessa logica, chi non è con me è contro di me. E questo è terribile in una società. Però in questa polarizzazione non dovremmo cadere neanche noi quando facciamo le denunce, quando ci scandalizziamo, quando ci commuoviamo. Cioè dovremmo, e qui mi avvio già alle conclusioni, ho tagliato molto, volevo ricordare due pagine fatte dal Corriere della Sera del 1° dicembre, di 14 giorni fa, molto importanti, che davano un quadro eccezionale, diciamo, e sincero della Colombia. Mi avvio alle conclusioni, non è ancora suonato l'allarme qua, e dicendo una cosa, che nessuno può o vuole assolvere i crimini di una parte ricordando i crimini dell'altra parte, ma non è neanche possibile continuare a leggere la realtà colombiana, ma come noi stiamo leggendo anche le realtà di altri paesi in conflitto, con i soliti due pesi, due misure, cioè da una parte i buoni, da una parte i cattivi, e alla fine questo tipo di logica cioè ci porta a puntare i riflettori soltanto sui crimini innegabili di una parte, ma poi diventiamo in qualche modo oggettivamente, ha suonato l'allarme, adesso mi avvio alle conclusioni, oggettivamente complici dell'altra parte. Dovremmo stare contro tutti i criminali e al fianco di tutte le vittime, a cominciare dai poveri, che sono i più indifesi, che in Colombia aumentano sempre di più, dai sindacalisti e dagli indigeni, che e qui chiudo, che vengono colpiti da tutti, anche dalla guerriglia che non tollera la loro autonomia, ma soprattutto dallo Stato e dei paramilitari al servizio delle multinazionali. Io credo che occorre costruire un'alternativa, qua, come dice lo slogan, un'alternativa alla guerriglia e al narcotraffico, però anche a tutti i terrorismi, anche all'ingiustizia sociale, che poi, come sa bene Ingrid, è la ragione poi prima diciamo su cui è nato questo conflitto, perché altrimenti la libertà per tutti gli ostaggi, le diverse condizioni di vita, istruzione e lavoro, come c'è scritto qui dietro, rimarranno un proposito vuoto e una favola natalizia. Grazie. Grazie Guido Piccoli per questa testimonianza così apprezzata. Ho sentito applausi a scena aperta, no? Come si dice in gergo. La lettera dall'inferno che Ingrid ha scritto ha ispirato probabilmente moltissime persone in giro per il mondo, ha ispirato anche una canzone ad un artista bolognese che tra l'altro fa parte proprio del comitato con Ingrid Betancourt. E come molte canzoni ha preso la sua strada tramite internet, è stata ascoltata in giro per il mondo, è stata molto apprezzata ed è stata anche ascoltata per caso di notte proprio da Ingrid, che si è commossa e addirittura, la leggenda vuole, magari potremmo chiederglielo, ha telefonato a sua madre, l'ha svegliata alle 2 di notte proprio per dirgli: guarda, c'è questa canzone che parla di me e mi ha colpita. La canzone è Words from Hell, è una delle due che ci stanno per suonare questo ragazzo che si chiama Michael Beck con la sua band The Bugs. Slide.
sono migliaia di prigionieri ancora in ostaggio, lontano dai loro amici, lontano dai loro familiari, lontano da tutto. E dimenticarli significa farli morire pian piano. Noi non dimentichiamo. Cittadina di Bologna, Ingrid Betancourt.
abbiamo, sì sì. Ecco. No sé cómo empezar porque... Siempre pienso que... Siempre pienso que... Siempre pienso que soy fuerte y la verdad, siempre me doy cuenta que soy muy frágil. Siempre pienso que soy una donna fuerte, ma qualche volta sono fragile. Las imágenes que acabamos de ver son muy fuertes para mí. Le immagini che appena abbiamo visto sono molto forti per me. E quando le vedo, lo único che sento e lo único che quiero decirles es che se acuerden de los nombres che desfilaron mientras que Michael y los Bugs estuvieron cantando y las fotos che vimos de mis compañeros. Quando vedo quelle fotografie, l'unico che vi chiedo è che vi ricordate di quei nomi che c'erano scritti mentre Michael cantava, che sono i nomi delle persone che sono stati i suoi compagni. E le foto dei miei compagni che siguen nella selva. E le fotografie dei suoi compagni che ancora continuano prigionieri nella selva. Porque hoy yo tengo la inmensa felicidad de estar con ustedes, viva, libre, amada por todos ustedes, festejando con música, preparándome para Navidad en la felicidad. Porque hoy yo sono molto felice insieme a voi, me sto preparando anch'io per il Natale in un ambiente di grande gioia e felicità. Pero no me puedo olvidar de mis compañeros que están allá. Y cuando veo las fotos de mi mamá y de mis hijos con el dolor y la angustia en sus caras, pienso en esas mamás y esos niños y esos hijos de mis compañeros que todavía están marcadas por ese dolor y por esa angustia. Y en questi momenti non posso dimenticare quelle persone che ancora si trovano in una situazione di enorme difficoltà. Quando ho visto queste fotografie mi ricordo delle stesse fotografie che ho visto di mia madre, dei miei figli, che avevano la stessa sofferenza che hanno le mamme e i figli delle persone che noi abbiamo visto che ancora sono privi della loro libertà. Entonces le doy gracias a Dios de haber contado con el apoyo de ustedes y también le pido a Dios que nos mueva a todos el corazón, que me ayude a mí a encontrar las palabras para que ustedes lleven en sus oraciones, en sus pensamientos, les hagan un espacio en sus vidas a esos muchachos, a esas mujeres, a esos niños que están en cautiverio, que muchas veces no tienen su foto en las alcaldías, que no tienen su nombre en los periódicos. E allora ringrazio Dio del sostegno che voi mi avete dato, ma mi ricordo di quelle persone che non hanno ancora mai avuto una fotografia fuori di un comune o una grande solidarietà come quella che ho avuto io. E por eso es que
desde el momento en mi liberación, sabiendo que he contado con el apoyo de tanta gente, he sentido la obligación moral de buscar maneras para obtener la liberación de todos ellos. Es muy difícil, porque obviamente pues, yo no soy nadie y ellos están en manos de una organización, las FARC, y de un gobierno, el gobierno del presidente Uribe, que tiene que negociar con las FARC para obtener la liberación de ellos. Y allora mi sono impegnata, anche se non mi sento nessuna, per riuscire a che ci sia un dialogo che permetta tra il presidente Uribe e loro che tornino a essere liberi e ritornino a avere la loro libertà. Io agradezco a la persona che estuvo aquí hablando de Colombia y mostrando los problemas de mi país, que son muchos. Ringrazio pure il giornalista che ha parlato sul mio paese, la Colombia, che ha dato tanti dati. Y quisiera añadir algo que es mi pensamiento profundo, y es que lo que me sucedió a mí y lo que nos sucede a muchos todavía en Colombia nos tiene que hacer reflexionar sobre nuestras ideas, nuestras convicciones, nuestra religión, nuestros prejuicios. Porque muchas veces pensamos que tenemos la verdad, que lo que pensamos es lo bueno. Pero yo quisiera que todos miráramos esos pensamientos, esa ideología, esa religión, eso que para nosotros es tan fundamental, y lo miráramos con mucha humildad, porque no hay nada, no hay nada que justifique quitarle la vida o quitarle la libertad a ningún ser humano. Y a partir de la mi experiencia me sono siempre chiesta, creo que sea un motivo de riflettere tutti insieme, que no ci sia una convinzione più valida una delle altre, che non ci sia una religione migliore delle altre, ma che tutti siamo degli esseri umani. La vita e la libertà di tutto ser umano sta por encima de cualquier ideología, de cualquier religión, de cualquier constitución. Siempre pensamos que somos inútiles en este mundo. Muchas veces pensamos que el mundo es un caos y pensamos que lo que nosotros podemos pensar o hacer no tiene importancia y no tiene incidencia en la manera como el mundo gira. Molte volte noi pensiamo che il mondo è caotico, che il nostro agire non sia molto significativo, ma credo che questo sia un elemento di tenere in considerazione. Pero lo que quiero decirles es que cada cosa que nosotros hacemos, cada palabra que nosotros decimos, influye en la manera como el mundo gira. Ma ciò che vi voglio dire è che ogni nostro agire, ogni nostra parola influisce molto nel modo come il mondo gira. Que quiero decirles que aquí en Bolonia personas se movilizaron por mí. Estaba haciendo sol, estaba lloviendo, estaba en verano o estaba en invierno, y aquí habían personas que pensaron en mí, y por eso hoy yo estoy libre y estoy viva y estoy aquí.
quiero pedirles a cada uno de ustedes, así como me trajeron a mí acá, con la fuerza de su pensamiento, con la energía y con su amor, les pido que piensen en esos nombres y en esas fotos y me ayuden con sus oraciones, con su voz, con su presencia, a traerlos aquí también, algún día, muy pronto, si Dios quiere, y yo sé que Dios quiere. E voglio dirvi che così come voi vi siete impegnati in giornata dove c'era la pioggia, dove c'era il sole per riuscire a avere la mia libertà, io vi voglio chiedere che con le vostre preghiere, con le vostre azioni, tutti insieme possiamo un giorno far sì che tutte quelle persone, tutti quei nomi che abbiamo visto dietro possano essere un giorno insieme a tutti noi anche qui a Bologna. Yo estoy con ganas de decirles también que estoy demasiado feliz de ser una boloñesa. Y que es el más bello escudo, la más bella flor que me voy a poner para adornar mi vida. E che sarà il più bel fiore che si metterà per ornamentare la sua vita, il fatto di essere bolognese. Los quiero mucho y antes de retirarme quiero dejarles un pensamiento que para mí es el mejor regalo de Navidad que puedo dejarles. Cuando no hay libertad, siempre queda una libertad, una pequeña libertad, pero es la más preciosa, la más importante de todas. Esa libertad es la de escoger cada segundo quién quiero ser yo. Yo puedo ser una cucaracha buscando basura. Ha detto che siamo proprio nei giorni vicino a Natale, che ci vuole lasciare un dono. Questo dono è quello di dirci che anche nelle maggiori difficoltà c'è sempre la possibilità di scegliere, di dire chi voglio essere io, anche se c'è un scarafaggio che si trova all'interno dell'immondezza. O puoi scegliere essere una mariposa che vuela hacia la libertà. O posso scegliere di essere una farfalla che vola verso la libertà. Vuoi dire qualcosa sulla tua fondazione? Can you say something about your foundation? Mariposa libre. Esa es la mariposa de la libertad, que es muy frágil. Hay que tener cuidado con la mano, hay que dejarla ir. Quella è la farfalla della libertà, dobbiamo essere attenti con la nostra mano, dobbiamo sempre lasciarla libera. Y este es el sufrimiento de los años de cautiverio, que se pueden transformar en estrellas. E quelli sono gli anni di quando ero ostaggio, che si possono che possono diventare stelle. Todo sufrimiento, todo dolor, toda pena, toda separación, toda muerte puede ser transformado en estrellas. Los quiero mucho. Vorrei sul palco tutti gli artisti per salutare insieme Ingrid Betancourt, Marina Rei, The Bugs,
Francesco Baccini, Luca Barbarossa, Ingrid, vi chiedono salutare. Ecco il fotografo ufficiale, così testimoniamo l'incontro. Ci raggiungono anche il presidente Amnesty International Italia Fobbiati, Margaret Collina, The Bugs, so che Guido Piccoli è da queste parti, poi vorrei tutto il comitato, facciamo i saluti tutti insieme per questa giornata storica, credo per Bologna, per l'Italia, per il mondo e credo anche per noi che eravamo qui per questo incontro straordinario con una donna straordinaria che ha avuto un'esperienza straordinaria, credo che abbia pagato un prezzo molto grande, ma oggi è stata ripagata da tutto quello che ha potuto regalare a noi. Credo che lo porteremo nel cuore questo momento come uno dei più belli e significativi, credo. Insomma, parlo per me, ma penso anche per voi. Federico, allora... Che dire, ha detto tutto lei. Guarda, no, ha detto tutto, sono molto emozionato, veramente è stata una serata bellissima, vi ringrazio tutti per la partecipazione, siete stati molto calorosi e veramente un grazie di cuore a tutti a nome del Comitato Betancourt, grazie. Grazie anche a Giulia Grassilli con Human Rights Nice Festival, vieni Giulia, mancavi solo tu. I Buzz possono prepararsi perché so che vogliono chiudere con un'altra canzone. Ah, è giusto, foto, ricordo con Ingrid e con tutti gli altri, perché vogliono salutarci con Imagine di John Lennon. Da oggi Bologna, questa cittadina che porterà i tortellini nel mondo, Ingrid Betancourt. Grazie a tutti. Grazie, Ingrid Betancourt, grazie. The Bugs, Imagine di John Lennon. Thank you.